È arrivato il momento di entrare nel mare splendente. Devo scegliere il vestito appropriato. Abbiamo una buona scelta effettivamente fra tutti questi vestiti. Abbiamo quattro piani di negozio da scegliere. Abbiamo una T45, T51, T60, T65, una X3, una X1. Nonostante questa sia scritto T45, questa è un'armatura spaziale. Buzz Lightyear al rapporto. Una Zaku 2, una RGM79, una EZ8, una RX79, un'armatura dei Rider, l'armatura del Midwest, la Gipsy, la Navi, l'escavatore, la Elder Scroll 51 e l'armatura dei Santi. In tutto fanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, più 4, 10, più 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16 armature. Escludendo questa qui perché... questa avrà un ruolo più importante più avanti. Abbiamo 15 armature. Chiediamo ad Alexa. Alexa, scegli un numero da 1 a 15. Estima il numero tra 1 e 15. 4. 4. 1, 2, 3, 4. La vincitrice è la T65. Ma guarda un po'. Appena presa già hai vinto. Tac, è entrato. E allora... è il momento di potenziarti. Vediamo che potenziamenti abbiamo disponibili. Iniziamo a renderli molto più resistenti. Ecco fatto. Vediamo se possiamo mettere qualche modifica interessante. Ad esempio aumentare il VATS. Aumentiamo la potenza delle braccia. Miglioriamo le gambe. E vediamo se possiamo dargli una colorazione interessante. Non so cosa voglia dire tutto ciò, ma sembra inutile. Io la renderei più resistente alle radiazioni, visto dove dobbiamo andare. Direi che il nostro vestito è pronto. Visto dove dobbiamo andare, non me la sento di portarmi dietro qualcuno. Men che meno umano, men che meno animale. Ad Victoriam. Ad Victoriam anche a te. Il fatto che non mi porti compagni animali o umani non vuol dire che non mi possa portare compagni robot. Ed effettivamente un compagno robot potrebbe essere utile. Dopo essere tornato dal rifugio del meccanista, ho scoperto dei nuovi progetti interessanti. Un po' di pezzi in più ce li abbiamo. E sprechiamo un punto abilità in esperto di robotica, che per quanto strano possa sembrare, ci permetterà di creare, e la madonna quanto enorme, dei robot molto particolari. Robot con un aspetto molto familiare effettivamente, e altri con un aspetto molto fastidioso. Iniziamo dal Securitron allora. Però queste gambe sono un po' ingombranti. Beh, questo sicuramente lo renderebbe unico. Però questo lo renderebbe più carino. Vediamo le armature che possiamo inserirgli. Un po' troppo direi, un po' troppo. Ma sì, chi se ne frega. Mettiamogli una bella faccina. Direi che le modifiche per la spalla sono un po' troppo pericolose. Però il lanciamissili lo voglio. Le braccia... come possiamo gestire le braccia di un Securitron? Direi che quelle della sentinella vanno benissimo. Facciamo minigun da tutte e due le parti. Diamogli una personalità e diamogli un colore decente. Peccato che le gambe non si colorino. Ecco fatto. E da oggi il tuo nome sarà questo. Vieni a me, robot. Questa unità va posta sotto il suo comando. Esattamente. Sì. Ricevuto, unità pronta e operativa. Bravo Johnny B. Good, è ora di andare. È ora di partire. Ricevuto. Io e te saremo un'ottima squadra. E sta nevicando. È incredibile. Ed è già il 13 gennaio 2288. Che annata meravigliosa. Bene, è il momento di infilarsi il vestito e dirigerci verso il mare splendente. Eccoci di nuovo al confine con il mare splendente. Dobbiamo trovare Virgil, lo scienziato che a quanto pare ha disertato. Oh, ci sono dei ghoul. Buongiorno a voi allora. Non che mi sorprende che ci siano dei ghoul, eh. Mi sorprende averne visti così pochi fino ad ora. Madonna mia. Dritto proprio la testa nell'acqua. Ma allora, a parte Codsworth che parlava in distanza,
Non mi sembra di aver visto Johnny B. Goode sparare. Ho questo dubbio che ci sia questo problema con l'IA dei personaggi robotici. Ma voglio averne prima la conferma. Uccidiamo questo. Dov'è l'altro? Ecco qua, troppo lontano. Ovviamente. Johnny. Ah, eccolo là, guarda che sta sparando. Sta sparando però all'obiettivo sbagliato, credo. Ah no, sta sparando a quello. Ok, no, sparare spara. Il punto è la precisione, mi sa. Ma questo era leggendario, ma che davvero? Cioè era qua immobile a fare cosa? Una caverna, molto generico. Abbiamo una buona illuminazione questo giro. Così, una caverna che non porta a niente se non all'uscita. Oh, guarda, degli scorpioni. Dove apparirà? Eccoti qua, ciao! E là, hai resistito. Vieni qua che ti spacco. Maledetto. Ti spacco le chele e me le mangio stasera a cena. Vabbè, contento tu, Cogsworth. Ci sarà qualcosa in questo Red Rocket? Vediamolo subito. Una Power Armor. Beh. Way... no. Bruce Bane, ma dai. Ma porca troia. Commonwealth Knight Helmet. Scusami. Ah, oddio. Is that you, Arkham Knight? Ti prego. Commonwealth Knight Power Armor. Ma ti prego. E come faccio a portarmelo via ora? Io intanto mi prendo tutto. Ah beh, giustamente eravamo sottoterra, è vero. Quando è che ho preso questa missione io? Vabbè, intanto. Il Road Warrior anche. Wow, interessante, vediamolo. Se viaggi da solo fai il 30% in più di danno e il critico si ricarica il 30% in più di velocità. Vabbè, dai, ci sta. Sembra quello dello scout. Bonk. Bello, mi piace. Guarda, due scoperte interessanti. Poi magari qua ci torniamo. Forse avrei dovuto portarmi anche Nika, almeno lui poteva indossarla. E comunque devo recensire questo Red Rocket in maniera negativa. Avevano un'armatura atomica, ma non una stazione per poterla riparare. Pezzenti. Ed ha ricominciato a nevicare. Incredibile. Non esistono proprio più le mezze stagioni. Credo siano state distrutte dalla guerra. Madonna mia! Quanta esagerazione! Mi pare un po' troppo! La Madonna l'ha fatto saltare in aria lui da quella distanza! Devo dire che a livello di missili! Complimenti! Ecco appunto! A livello di mitra no! A livello di mitra fai cagare, fratello, mi dispiace dirtelo! Ma buongiorno! Scusami, non ti avevo visto, caro astronauta. Però abbiamo trovato un bel fucile al plasma unico. Ma che bella baracca abbandonata. Mi chiedo che cosa nasconda. Una botola. E la chiave dell'installazione KB21 e il piano di evacuazione. Non so che cosa si riferisca, ma io prendo tutto. Chiave dell'installazione, appunto. Beh, almeno qua le radiazioni sono basse. Cos'era questa? Una base militare? Era chiaramente una base militare questa. Ed è piena di sintetici. Per qualche, a me ora, oscuro motivo, qui è pieno di sintetici. La Madonna, calmi tutti qui. Certo che questi sintetici sono diventati belli e resistenti, eh? Vabbè, io scendo. Ma dai, aspetta. Ma guarda un po' che altra armatura abbiamo trovato. Vabbè, anche qua prendo tutto e poi torno a prenderti al caso. Bene, abbiamo già trovato due telai di armatura che abbiamo lasciato prontamente indietro. Wow, cos'è questa? L'aurora boreale o i vapori delle radiazioni? Salve? C'è qualcuno qui? Buongiorno anche a lei. La grande divisione giunge. Griffith! Sei tu Griffith! Non un passo in più. Ti stai avvicinando alla terra consacrata dell'atomo. Certo. Dichiara le tue intenzioni o la divisione ti colpirà.
Oh, oppure vi spacco io. Sto cercando una persona. Sono qui perché mi serve il tuo aiuto. Cerchi la divisione? Sei qui per unirti all'atomo e alla sua infinita gloria? Hai voglia? Non sono qui per farvi del male. Non voglio farvi del male, giuro. Sono in pochi a viaggiare così lontano. Molto bene. Puoi restare per ora. Ma sappi che ti terremo d'occhio. La violenza non verrà tollerata. La violenza non è mai la soluzione giusta, tranquilla. A meno che non sia necessario, allora lì sì. Devo trovare Virgil. L'avete visto? Sto cercando una persona chiamata Virgil. L'hai visto? Sì, lo conosco. Cosa vuoi da lui? Mi servono informazioni. Deve solo darmi delle informazioni. Capisco. In realtà questo Virgil ci ha creato alcuni problemi. Alcuni credono che la sua presenza sia un affronto all'atomo. Allora, anche se è venuto qui per commerciare con noi qualche volta. Che problemi avete? Non abbiamo avuto molti contatti con lui. Era chiaro che voleva essere lasciato solo. Si trova a sud-ovest del cratere. Vive in una caverna. Lo approccerei con cautela se fossi in te. Credo che non ami ricevere visite. Lo credo anch'io. Un ex scienziato dell'istituto sicuramente le visite non gli fanno piacere. Una rivista. Ci siamo. 5% in più contro i ghoul, benissimo. Ma voi avete un mercante, magari, giusto per vedere se avete qualcosa di unico? È molto probabile di no. Certo che si inizia a vedere sempre meno da ste parti, Fabbrica pericolante. Ma che culo! Un prototipo di fucile Gauss. Usa ovviamente le stesse munizioni, però sembra bellissimo. Fa 110 di danno. C'è anche del liquido che va avanti e indietro, che figata! Spara subito, non ha neanche bisogno di ricaricarsi. Beh, dobbiamo provarla su qualcosa allora. Bella la ricarica. Ma l'importante è che alla fine siamo riusciti ad arrivare. Una matriarca! Porca troia! Vai via da me! Maledetta! Non mi avrai! Allora, sicuramente un Deadclaw non era il più facile dei nemici come primo nemico, Però te la sei cavata alla grande. Dicevamo, alla fine abbiamo trovato la caverna rocciosa e con essa abbiamo trovato anche Virgil. E là? Salve! Alt, avvicinati lentamente. Niente movimenti improvvisi. Ok. So che sei dell'istituto, quindi dov'è Kellogg? Cerchi di distrarmi per avvicinarti, Non funzionerà, non sono stupido. Sapevo che l'avrebbero mandato a cercare. No, tranquillo, Kellogg non è più un problema. Rilassati, Kellogg è morto. Morto? Lui è morto. Non mentirmi. L'ho ucciso io. Non ti sto mentendo, l'ho ucciso io. Tu hai... Kellogg era spietato. C'è un motivo se l'istituto l'ha impiegato nelle missioni più cruente per tanti. Sicuramente! Anni. Sapevo che l'avrebbero mandato a cercarmi. Mi ero preparato, ma non ero così sicuro che ce l'avrei fatta. Ora lo tu sei! Invece, l'hai ucciso, Sì, allora senza neanche pietà. Che cosa vuoi da me? Voglio informazioni. Perché hai lasciato l'istituto? So che vieni da lì. Sai della mia diserzione? E come? No. Non importa, indietro non ci torno, non posso. Mi hai visto? Perché sei qui? Che cosa vuoi? Vedo, tranquillo. Voglio solo sapere come si entra. Tranquillo, voglio solo sapere come si entra. Come? Ho capito bene. Vuoi entrare nell'istituto? Sei fuori di testa. No, ho le mie motivazioni. Una volta dentro di certo moriresti. No, tranquillo, sono resistente. Perché vuoi correre un simile rischio? Hanno rapito mio figlio. Sto cercando mio figlio. L'istituto lo ha rapito. Oh no, non lo sapevo. Mi spiace. Lo so. In passato l'istituto ha rapito gente del Commonwealth. Se tuo figlio è uno di loro, posso capire perché vuoi andare. Grazie della comprensione. Ma voglio qualcosa. È saltato un pezzo cambio. Di carne. Ovviamente, tu aiuti me, io aiuto te. Tu aiuti me, io aiuto te. D'accordo, io ti aiuto. Ma tu devi fare una cosa per me. Prima di essere costretto a fuggire,
Stavo lavorando a un siero per curare la mia mutazione. Potrebbe quindi eri già così? Tornare normale, capisci? Quindi, se riesci a entrare... Qualcuno toglie sto robot di mezzo, per favore. E portarmelo. Mi sembra ragionevole. In cambio, avrai il mio aiuto. D'accordo. Parliamo dei dettagli. Ovviamente potrei anche non farlo, ma non sono uno stronzo. A entrare e uscire dall'istituto? Una specie di teletrasporto? Sì, usano una specie di teletrasporto. Bene, non sono in molti a saperlo. È un segreto ben custodito. Ed è evidente che sai il fatto. Viaggio nella mente delle persone, io. Chiamata trasmissione molecolare. Non so su quale meccanismo è basata, ma funziona. Ti smaterializza in un posto e ti rimaterializza in un altro. Lo so, sembra assurdo. Quasi fantascientifico. La trasmissione è l'unico modo per entrare e uscire dall'istituto. Capito? L'unico. Il che significa che dovrai usarla. Ora, lo so. Hai mai visto un predatore dell'istituto? Non mi suona familiare. Non saprei. Non mi suona familiare. Non mi sorprende. Non escono spesso. Ma quando lo fanno, sono in pochi a vederli. I predatori sono sintetici dell'istituto progettati per un unico scopo: la caccia. E immagino non quella di animali. Escono male, sintetici dati per dispersi, ed ecco che entrano in gioco i predatori. Sono molto bravi in quello che fanno, e dovrai ucciderne uno. Molto bene. Molto bene. Dimmi solo da che parte andare. Bene. Mi piace questo tuo entusiasmo. Tutti i predatori sono dotati di uno speciale hardware che li connette direttamente alla trasmissione dell'istituto. Ah, bastava questo? È integrato in un chip che hanno nella testa. A te serve quel chip. E per averlo devi trovare un Quindi predatore. Niente colpi alla testa. Ora, e so niente armi che li distruggano materialmente. Non mi hanno mandati a darmi la caccia. E stare qui ad aspettare non mi sembra un buon piano. No, per Dovrai niente. Dovrai dare tu la caccia a uno di loro. Posso dirti da dove cominciare, ma il lavoro sporco spetta a te. Dov'è la novità? Cosa devo fare? Ascolta, il punto d'ingresso principale dei predatori è tra le rovine del CIT, proprio sopra l'istituto. Devi andare là. Ora, la trasmissione genera intense interferenze nello spettro elettromagnetico. Il tuo Pip-Boy ha la radio, vero? Quando certo. raggiungi le rovine, sintonizzalo sulla frequenza più bassa e resta in ascolto. Sentirai l'interferenza. Segui Ho capito. Il segnale e ti porterà da un predatore. Da lì in poi devi solo cercare di non farti uccidere. Non preoccuparti, sarò io a uccidere loro. Le probabilità di sopravvivenza sono minime. Ma se ce la fai, ricordati del siero. Mi serve davvero. Io spero proprio che troverai ciò che cerchi. Beh, una promessa è una promessa, Virgil. Vedrò di mantenerla. Ed ecco una rivista. Bingo. 5% in più di danni critici. Una bella lettura. Beh, Virgil, buona fortuna con quel chip di predatore. Ne avrai bisogno. Ti ringrazio. Usciamo da questo posto di merda. È il momento di tornare a casa.